guardate in cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! In un angolo remoto dell'universo esisteva una volta un pianeta di nome Krypton. Un pianeta che splendeva in cielo come una stella verde. La sua avanzatissima civiltà aveva sviluppato una razza di superuomini, i cui poteri fisici e mentali avevano come unico scopo la perfezione umana. Ma spaventosi terremoti minacciavano di distruggere Krypton. Avvertendo che la fine era vicina, uno dei più autorevoli scienziati del pianeta mise suo figlio in un razzo che lanciò in direzione della Terra, poco prima che Krypton esplodesse. Il razzo attraversò lo spazio infinito e atterrò sulla Terra con il suo prezioso carico, l'unico sopravvissuto di Krypton. Un autista di passaggio trovò il bambino illeso e lo portò in un orfanotrofio. Gli anni passarono e una volta adulto il kryptoniano scoprì i suoi sorprendenti poteri fisici. Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, in grado di scavalcare un grattacielo con un salto, il piccolo kryptoniano è adesso un uomo d'acciaio. Superman! Per poter usare al meglio i suoi poteri nell'eterna lotta contro l'ingiustizia, Superman ha assunto l'identità di Clark Kent, un timido reporter del principale giornale della città. Kent, vieni subito qui. Ho ricevuto un'altra lettera minatoria. Subito, signor White. Lois, c'è un'altra lettera di quel pazzo. Sono da lei, capo. È una cosa terribile. Pare voglia colpire questa notte. Preparatevi. Il mio raggio della morte colpirà allo scoccare della mezzanotte e distruggerà tutti coloro che hanno riso di me e hanno ignorato i miei ammonimenti. Preparatevi, colpirò oggi a mezzanotte. Potrebbe davvero attuare il suo piano. Kent, aiuta Lois e segui le sue direttive. Lei ha sempre delle buone intuizioni. Sì, signore. La prego, lasci che faccia questo servizio per conto mio. No, mi spiace. Grazie, capo. Lois, aspetta. Capo, non crede che sia una missione molto pericolosa? Finalmente, ci siamo! E vorrei tanto... Così lei è a caccia di notizie, eh? Ora assisterà alla più sensazionale distruzione che il mondo abbia mai conosciuto. Thank you.
questo assaggio, signorina Lane. Ultimissime. Lo scienziato pazzo le cui minacce hanno seminato il terrore in tutta la città ha incominciato ad attuare il suo folle piano allo scoccare della mezzanotte. Il mortale impatto del suo misterioso raggio ha distrutto il famoso Tower Bridge, lanciando auto e pedoni nel fiume sottostante. La polizia ha avvertito tutti di non muoversi da casa. Questo sembra un lavoro adatto a Superman. Superman cattura lo scienziato pazzo. Le mie congratulazioni. È stato uno scoop davvero sensazionale. Sì, capo, ma solo grazie a Superman. Guardate in cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, in grado di scavalcare un grattacielo con un salto, il piccolo kryptoniano è adesso un uomo d'acciaio. Superman! Per
poter usare al meglio i suoi poteri nell'eterna lotta contro l'ingiustizia, Superman ha assunto l'identità di Clark Kent, un timido reporter del principale giornale della città. Meccanico rapina la banca, la casa dei gioielli. In essa sono esposte le più rare gemme del mondo per un valore di 50 milioni di dollari, prese eccezionali misure di sicurezza contro il mostro meccanico. Che cosa fai qui? Non vuoi il punto di vista di una donna per l'articolo? È il mostro meccanico! Fermiamolo! Scappiamo! Aspetta qui. Sì, dopo le darò i particolari. Ecco fatto, Lois. Lois! Thank you.
funzionare. I gioielli. Cosa diavolo ne hai fatto dei gioielli? Lo leggerà sul giornale di domani. Ti consiglio di dirmi dove sono finiti. Arrestato. Recuperati i gioielli rubati per un valore di milioni di dollari. È un articolo sensazionale, Lois. Grazie, Clark, ma il merito è tutto di Superman. Guardate in cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, in grado di scavalcare un grattacielo con un salto, il piccolo kryptoniano è adesso un uomo d'acciaio. Superman! Per poter usare al meglio i suoi poteri nell'eterna lotta contro l'ingiustizia, Superman ha assunto l'identità di Clark Kent, un timido reporter del principale giornale della città. $1 miliardo di dollari in oro in viaggio per la zecca! La più grande spedizione d'oro che sia mai stata effettuata! $1 miliardo di dollari in oro in viaggio per la zecca! Thank you.
dispiace di non poterti accompagnare, ma mi hanno dato un altro incarico. Farò un ottimo reportage da sola, Clark. $1 in corsa sprecata. Eh? Questo è un lavoro per Superman. Thank you.
Assicurato la giustizia ai rapinatori, Superman scompare. Delusione del pubblico. Sarai rimasta delusa che Superman se ne sia andato. Già, non riesco mai a ringraziarlo abbastanza. Guardate in cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, in grado di scavalcare un grattacielo con un salto, il piccolo kryptoniano è adesso un uomo d'acciaio, Superman. Per poter usare al meglio i suoi poteri nell'eterna lotta contro l'ingiustizia, Superman ha assunto l'identità di Clark Kent, un timido reporter del principale giornale della città. Questo è un tirannosauro primitivo, imprigionato nel ghiaccio dall'epoca delle glaciazioni. La scoperta del dottor Bifish in una caverna della Siberia del Nord ha una enorme importanza, già che questo tirannosauro è perfettamente conservato grazie alla bassissima temperatura. Una volta superata la difficoltà di tagliare tutto il blocco di ghiaccio, la spedizione ritorna a Metropolis con una nave fornita di uno speciale compartimento di refrigerazione. A Metropolis si studia la forma di conservazione di questo tirannosauro. È stato installato un grande centro laboratorio con la temperatura adeguata, dove questo mostro preistorico potrà essere esibito senza alcun pericolo che possa essere distrutto. Sì, sì, lo so, non è aperto al pubblico. Ciò nonostante sarebbe molto importante poter informare tutta la popolazione, sì. Naturalmente, sì, sì, questa sera stessa, d'accordo. Ciao. Loisa, questa è la tua occasione. Sono riuscito a ottenere un reportage esclusivo su questo tirannosauro. Va subito e mantieni il massimo segreto. D'accordo, capo. Posso sapere dove vai? Sì, come no. A casa della mia nonnina portarle un cestino con formaggio, pastarelle e un vasetto di miele. Oh, io anche torno a casa presto perché sono molto stanco. Con questo sistema misto di compressione e suzione abbiamo la sicurezza assoluta che in tutto il laboratorio si conservi una temperatura costante. L'importante è che gli ambienti sottostanti non subiscano variazioni di temperatura. Ma non potrebbe succedere che questo tirannosauro torni in vita? No, no, sono passati molti milioni di anni da quando questa creatura ha smesso di respirare. Non si preoccupi, signorina, questo ambiente è sufficientemente freddo per lui. Ma che succede? La pompa dell'olio! Attenzione! Disinnescate la corrente! La temperatura è cominciata a salire! Svelti! Svelti! Stato d'emergenza! Il mostro si sta scongelando! Non riesco a farlo funzionare. Per favore, uscite, uscite subito! Forza, fuori, fuori! Forza, fuori, fuori! Ma
pronto, polizia! Pronto, pronto, polizia! Direttore, direttore, sta succedendo qualcosa di spaventoso! Ah! Si tratta del tirannosauro del dottor B. Fisher. Sta seminando il panico tra la popolazione. Lois è lì, vero? Sì, ma non credo che possiamo fare qualcosa per lei. Questo è un lavoro per Superman. Lasciarla qui, signorina Lane. Tornerò da lei più tardi. Non abbia paura. Paura? Starò qui, Superman. Non tardare. Di non muoversi. Oh, grazie, Superman. Superman sconfigge il mostro preistorico. Questo sì che è un reportage. Congratulazioni. Grazie. È strano il fatto che non riesco proprio a credere a Superman. Guardate in cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, in grado di scavalcare un grattacielo con un salto, il piccolo kryptoniano è adesso un uomo d'acciaio. Superman! Per poter usare al meglio i suoi poteri nell'eterna lotta contro l'ingiustizia, Superman ha assunto l'identità di Clark Kent, un timido reporter del principale giornale della città.
giunge centrale polizia! Poi scompare misteriosamente! Polizia sbalordita! Mandatemi Lois Lane e Clark. Fatemi un articolo su quest'auto, prego. Fate attenzione! La distruzione della vostra centrale di polizia è soltanto una piccola dimostrazione dei nostri poteri. Se il vostro sindaco non ci consegnerà il denaro pubblico, gli impianti di energia, le caserme, le scuole e tutti gli edifici municipali saranno distrutti. Siete avvertiti. Questo è l'ultimo avviso. Cosa faranno le autorità, signor sindaco? Non ci faremo spaventare dalle minacce di un criminale. La legge e l'ordine devono prevalere. Combatteremo, dice il sindaco. Mobilitazione generale della città. Sono fermi, non c'è più corrente. Questo è un lavoro per Superman. Thank you.
Brava, Lois. Un altro grosso colpo giornalistico per te. Sì, davvero. Grazie a Superman. È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile! Più potente di una locomotiva! Capace di alzarsi in volo più in alto di un aereo! L'affascinante alieno del pianeta Krypton! L'uomo di acciaio! Superman! Dotato di una forza fisica superiore, Superman conduce una continua battaglia per la verità e la giustizia, sotto le spoglie di un mite garbato giornalista, Clark Kent. Che pensa allora dello spettacolo del professore? Continua a credere che sia troppo pericoloso. Spero che non succeda nient'altro. Questa notte i miei sogni diverranno realtà. Questa notte la cometa sarà sotto il mio controllo. Farò in modo che si avvicini a meno di un chilometro e poi, dopo uno scrupoloso esame, la rilancerò nello spazio. Questo esperimento metterà in pericolo la vita di molta gente. Non importa, per dimostrare l'efficienza del mio telescopio, realizzerò il mio esperimento. L'avverto, professore, glielo impediremo. Ed io vi avverto che intervenendo potrete causare un gran disastro. Fermo! Ascoltatemi, brutti stupidi! Se distruggerete il generatore di corrente elettrica, la cometa sfuggirà al mio controllo. La forza di gravità farà in modo che essa cada sulla Terra in qualsiasi momento. Se mi avete sentito, fermatevi! Pronto, sono il direttore, mi dica. Direttore, c'è panico dappertutto, è un vero manicomio. Oh! Loisa, Loisa, che succede? Loisa! Guardi! Sta per saltare tutto! Questo è un lavoro per Superman. Superman!
Tutto bene? Sì, grazie. E questa valeva? Proviamo. Superman, sei stato meraviglioso. Anche tu sei stata meravigliosa. Oh, come mai sei qui? Oh, grazie a Superman. Guarda in cielo, guarda! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile! Più potente di una locomotiva! Capace di alzarsi in volo più in alto di un aereo! L'affascinante alieno del pianeta Krypton! L'uomo di acciaio! Superman! Dotato di una forza fisica superiore, Superman conduce una continua battaglia per la verità e la giustizia, sotto le spoglie di un mite garbato giornalista, Clark Kent. Io sostengo che l'isola di Manhattan appartiene di diritto al mio popolo. Questo è anche possibile, ma che cosa si aspetta da noi? Voi avete un giornale, scrivete la verità e vi consiglio di evacuare Manhattan immediatamente. Ehi, ma che cosa sta dicendo? Questo è semplicemente ridicolo. Lo trova ridicolo? Forse la scienza moderna riuscirà a farle cambiare opinione. Non ho mai sentito niente
di così assurdo. Però nel suo sguardo c'era un certo che di minaccioso. No, non era altro che un povero squilibrato. Si accomodi, Miss Lane. Da questa storia potrà ricavarne un buon servizio. Mi scusi, è solo una misura precauzionale. Miss Lane si prepari ad assistere al più grande avvenimento della sua vita. Accidenti, muoviti, Kent. Dobbiamo uscire di qui. Questo sembra essere un lavoro per Superman. C'è la tua amica giornalista.
Hai visto, Louise? La vecchia Manhattan è bella come sempre. Proprio così, Clark. Grazie a Superman. Cielo, guarda! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, capace di alzarsi in volo più in alto di un aereo, l'affascinante alieno del pianeta Krypton, l'uomo di acciaio, Superman! Dotato di una forza fisica superiore, Superman conduce una continua battaglia per la verità e la giustizia, sotto le spoglie di un mite garbato giornalista, Clark Kent. Su questa piccola isola, circondata dall'oceano, sorge il vulcano Mauna Kea, la cui stessa lava ha formato la terra che lo circonda e tante volte ha distrutto ciò che vi sorgeva. Da 300 anni il vulcano tace e la vita trascorre tranquilla e felice. Ma ora qualcosa sta cambiando. Qualcosa di nuovo e di terribile sta per accadere nell'isola felice. Qualcosa che in un attimo porterà distruzione e morte. Il vulcano si sta svegliando. Nell'ufficio meteorologico gli strumenti cominciano a muoversi dando preoccupanti segni di attività sismiche. Attività vulcaniche, la terra trema, a Mauna Kea, il vulcano Mauna Kea è attivo, tecnici statunitensi partono per studiare Mauna Kea, i cronisti del planeta accompagneranno la spedizione, Clark Kent e Lois Lane partiranno per una città. Voglio che mi prepariate un buon articolo. Qui ci sono i biglietti della nave, i vostri passaporti e il lasciapassare della stampa. Buona fortuna. E per una volta cercate di lavorare insieme e d'accordo. Arrivederci, ragazzi. Bene, Jim. Addio. È davvero strano. Lois, hai preso tu la mia tessera stampa per caso? No, pensavo che l'avessi tu, caro. Mi dispiace, ma non posso lasciarla entrare. Bene. Entra prima tu, Lois. Ti seguirò dopo. È strano. Che cosa ne avrò fatto del portadocumenti? Povero Clark. Dovrai cercare per un bel po'. Abbiamo preparato tutto per evitare i danni maggiori di un'eruzione del vulcano. Un'esplosione farà uscire lateralmente la lava del vulcano e la farà scendere direttamente nell'oceano, senza danneggiare le case. Scusi, signore, ho smarrito il mio lasciapassare stampa. E a me cosa importa? Vado all'ufficio getti smarriti. Grazie. Attenti!
è un lavoro per sopra. Mi piace di arrivare soltanto adesso, Lois. Oh, salve, Clark. Chi non muore si rivede. Beh, volevo accompagnarti, ma avevo perso il portadocumenti. Guarda in cielo! Guarda! È un uccello! È un aereo! È Superman! Più veloce di un proiettile! Più potente di una locomotiva! Capace di alzarsi in volo più in alto di un aereo! L'affascinante alieno del pianeta Krypton! L'uomo di acciaio! Superman! Dotato di una forza fisica superiore, Superman conduce una continua battaglia per la verità e la giustizia, sotto le spoglie di un mite garbato giornalista, Clark Kent. Ecco fatto, contenta? Buona questa. Una famosa giornalista che intervista una scimmietta. Io non intervisto una scimmietta, faccio un servizio sul circo e cerco di farlo al meglio. Già, peccato però, Lois. Sembra proprio una notte fatta per un omicidio, un incendio o un grosso colpo. Presto, signori, presto! Beh, ci vediamo, Lois. Buon lavoro. Biglietto. Mancano pochi minuti. Presto, signori, presto! Thank you.
Sarà il caso di andare a vedere che succede. Brava Lois, riesci sempre a fare centro. Per poco non ci rimettevo la pelle. Ringrazia, Superman.